a tutti, ci troviamo oggi in Digital Media Zone presso Italgas a Torino. Abbiamo il piacere di trovarci con Michele Vitiello, consulente del Consiglio Nazionale dei Giovani. E... buongiorno Michele. Ciao, grazie. Qui, piacere mio. Allora, prima di tutto volevamo chiederti che cos'è il Consiglio Nazionale dei Giovani, come lavora sui temi della sostenibilità. Allora, il Consiglio Nazionale dei Giovani è un ente istituito da una legge dello Stato nel 2018, quindi diciamo un ente istituzionale, è una piattaforma che raccoglie più di 80 organizzazioni nazionali, naturalmente di grandi dimensioni, e ha il compito di raccogliere gli input che provengono dai giovani italiani, di sintetizzarli e di raccontarli a tutte le istituzioni. Anche se il Consiglio Nazionale dei Giovani è incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è presieduto da Maria Cristina Pisani, io sono un consulente, come dicevi tu, ma ha una struttura molto ampia che si caratterizza da un consiglio di presidenza, da un'assemblea e da delle commissioni di lavoro, quindi per realizzare un'attività che sia quanto più capillare possibile, ed è particolarmente attiva quest'anno sui temi dell'energia, della sostenibilità, della tutela del clima e della lotta al climate change, quindi in favore della decarbonizzazione. Noi abbiamo delle esperienze anche di carattere internazionale. La Presidente è tornata da qualche giorno dall'ECOSOC di New York, dove il focus scelto è stato proprio quello della sostenibilità ambientale e quindi della transizione ecologica, vista dal punto di vista dei giovani italiani, ma è già in contatto con il suo collega del corrispettivo strumento di rappresentanza brasiliano per realizzare una ricerca congiunta in vista anche della COP30 sullo stato di percezione dei cambiamenti climatici sui giovani non soltanto italiani ma di varie fasce del mondo, quindi della parte del Sud America, l'Italia capofila in Europa ed è parte appunto di questo impegno internazionale perché il Consiglio Nazionale dei Giovani con la sua Presidente è anche delegata al governo italiano a partecipare ai lavori delle varie COP. A proposito di giovani, ti volevo chiedere qual è lo stato proprio di fiducia dei giovani italiani nei confronti del futuro. Allora, il Consiglio Nazionale dei Giovani da poco proprio ha pubblicato una prima parte di una ricerca molto ampia, che è una fotografia sullo stato di fiducia dei giovani italiani nei confronti di vari settori, delle istituzioni, della scuola, del futuro, dell'economia e anche dell'occupazione. Ed emerge un dato molto particolare, cioè nonostante i giovani italiani siano stati la generazione più impattata dalle crisi che abbiamo vissuto, è inutile ricordare la crisi economica, quindi poi quella finanziaria, la crisi pandemica e poi adesso anche lo stato di guerra tutto attorno a noi, e nonostante sia la generazione che è più preparata rispetto anche alle precedenti, perché ha avuto più opportunità formative ma anche di studiare all'estero, dicevo, nonostante la più impattata, mantiene una visione ottimistica nei confronti del futuro, perché circa più del 70% dei giovani italiani ha una prospettiva ottimistica nei confronti del futuro. È un dato che però va letto in combinato disposto con invece una preoccupazione che riguarda la stabilità occupazionale, perché il 90% dei giovani italiani, secondo le indagini del Consiglio Nazionale dei Giovani, ha paura del futuro lavorativo e quindi di una stabilità che sia occupazionale. Questo come si traduce anche rispetto al tema che stiamo trattando in questo evento e rispetto anche alla Planet Week? Si traduce con la necessità di, uno, informare i giovani cittadini italiani su tutte quelle che sono le informazioni necessarie che riguardano la transizione energetica, perché la transizione deve camminare sulle gambe delle persone. Se non ne viene percepita l'utilità, può capitare che le persone vi si oppongano e quindi diventa più difficile raggiungere gli obiettivi che con l'Unione Europea ci siamo dati. Quindi oltre al coinvolgimento, due, ci invita ad una riflessione sulla realizzazione di una transizione che sia giusta, cioè che ci consenta di mantenere livelli occupazionali che siano comunque alti. Il saldo occupazionale rispetto al cambio di un lavoro rispetto ad un altro dovrà essere naturalmente positivo e dobbiamo aiutare i giovani anche ad orientare le loro scelte di studio, di lavoro, quindi è un lavoro che va fatto insieme, con una collaborazione tra parti private, università e parte pubblica. Noi crediamo anche nell'importanza non soltanto di realizzare questo lavoro a livello nazionale, ma anche nel realizzarlo in un dialogo internazionale. L'Italia è stato detto anche prima, al centro del Mediterraneo, un ponte naturale per lo scambio di competenze, di anche di business, di ricerca, eccetera. Quindi la necessità di realizzare una transizione giusta, aperta
senza nessun tipo di pregiudizio, basata sulla razionalità scientifica e sulla neutralità tecnologica, che ci consenta appunto di diventare anche più produttivi rispetto a quello che siamo oggi. Grazie mille Michele. Grazie, grazie a te. Dalla Digital Media Zone della Planet Week di Torino è tutto. Grazie mille. Grazie.